Hai una penna Bic? Andiamo a dipingere. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, avete capito bene, oggi dipingeremo con la penna Bic, perché si può utilizzandola in combo con un altro materiale. Già vi ho fatto un video molto tempo fa su Arte per te con questa tecnica, ma oggi voglio fare un qualcosa di molto personale. Voglio dedicarmi un iniziale e allora vediamo come fare delle splendide iniziali fiorite con la penna Bic e l'alcol. Prima di passare sul piano da lavoro, ti ricordo di venirmi a trovare su tutti i miei social e ti ricordo anche che ti aspetto in tutte le librerie con il ricettario dell'arte, il libro in cui ti insegno a creare tutti i materiali dell'arte. Adesso basta chiacchierare, spostiamoci di là e andiamo a dipingere la mia iniziale con la penna Bic. Ed ecco l'occorrente per dipingere con le nostre penne. Ve ne faccio vedere tutte e tre. Io userò quella nera, voi usate quella che desiderate. Vi consiglio di fare prima una prova del tratto e quella che vi ispira di più a seconda di ciò che volete fare, usate. E ci servirà anche una penna bianca, una gomma, dell'alcol, un pennello. Io ho un sintetico, un pennello della Tintoretto, come sempre. Cominciamo subito. Faremo insieme un'iniziale decorata. Come prima cosa creo l'iniziale. Questa volta vi stupirò. Essendo che la decorerò con i fiori, non farò l'iniziale di mio figlio, ma farò la mia. Mi dedico un lavoro, incredibile ma vero. Ognuno quindi scriva la propria iniziale. La mia, che sembra tanto facile, in realtà è una delle più difficili da fare. Mi aiuterà in questo proprio il disegno che voglio fare, perché celerà le eventuali magagne. Adesso qui sulla sua destra farò una composizione di fiori. E decido di fare, allora, innanzitutto una margherita, quindi traccio un cerchio perché la margherita comunque deve stare tutta dentro il disegno. Voilà. Quindi trovo il centro più o meno, ok, in modo che tutti i petali entrino, soprattutto e che tutti i petali rimangano ben visibili. Poi da qui farò un grappolo di vari fiori. E allora comincio. E disegno tutti i petali. Fate in modo che passino tutti dal centro, idealmente. Fatto il primo giro, abbozzo la fine dei petali retrostanti. Adesso il centrale. Giro di pallini, secondo giro di pallini. E poi all'interno pallini minuscoli. Vabbè, ma qui è inutile completarli, poi vedrò di farlo in un secondo momento. Continuo. Qui faccio cadere una serie di mughetti. Ecco, qui poi faccio venire fuori anche dei petali di una margherita. Chiusa,
poi definirò meglio a penna. Facciamo venire fuori un altro centro di una margherita. Ok, io direi di cominciare a passare alla penna. Comincio dal centrale della margherita e ripasso i puntini. E adesso ad uno traccio i miei petali, che faccio un po' tremuli. Come direbbero i ragazzi oggi, imbruttiti. Questo gioverà al movimento della composizione, anche perché l'iniziale di contro sarà molto lineare. Lascio asciugare un attimo e cancello tutte le tracce di matita. Adesso intensifico il chiaroscuro. La Bic è molto bella perché strisciandola dolcemente riesce proprio a creare un ingrigimento. In questo caso io prima creo le strisce, le lineature di ogni petalo, vedete? Così. E adesso cominciamo ad immettere i chiaroscuri. Allora, nella parte retrostante, vedete, metto un po' di grigiore oltre alle lineette. Scurisco i petali retrostanti, soprattutto le fessure tra un petalo e l'altro, dopodiché do una leggera coloritura ai petali retrostanti, specialmente nella V di congiunzione dei due petali attigui. In modo da dare il sentore di profondità. Quindi ripasso in maniera più marcata sul petalo in primo piano. Intensifico anche l'attaccatura alla parte centrale. E faccio così con tutti i fiori, quindi do una sorta di ombreggiatura. Fatto questo, è il momento di prendere l'alcol. Prendo un bicchiere rigorosamente riciclato, verso un po' d'alcol, prendo il mio pennello, lo bagno ben bene e piano piano ripasso su tutti i miei fiori. Ed ecco la magia.
L'alcol fa rinvenire l'inchiostro che si spande in maniera più fluida e morbida. Adesso io coloro la mia iniziale. Utilizzando sempre la penna Bic. L'utilizzo della penna Bic, mi chiederete, è necessario? Sì, perché forse è l'unica che fa spandere l'inchiostro così. Io ne ho provate varie di differenti brand e ha un controllo più moderato, ma soprattutto non perde il tratto, perché molti in pratica staccano, dissociano il pigmento colorato dal tratto d'inchiostro e il tratto d'inchiostro diventa quasi traslucido, mentre qui il tratto d'inchiostro non si perde. Vedete, si vede comunque, anche se io poi ripasserò su quel tratto d'inchiostro. E poi il nero Bic è un nero che tende a una componente rossa, un nero che tende molto al viola e mi piace tantissimo. Adesso devo essere molto brava perché col pennello parto a spandere dall'interno verso l'esterno senza sbordare mai al margine, perché sennò l'iniziale perderebbe tutta la sua linearità e io non voglio questo, voglio che acquisisca il tono che hanno acquisito le margherite, quindi quel violaceo, ma rimanendo all'interno dei miei margini ben lineari. Voilà. Adesso con la penna, lasciando asciugare perfettamente il tutto, con la penna vado a rinfrancare il tratto lì dove si è leggermente perso. Lo faccio quando ancora il cartoncino è un po' umido. E adesso con la penna bianca tiriamo fuori qualche chiaro in più. Ed eccola qua, la nostra iniziale è bella e finita. Adesso rifilo in maniera tale da centrarla bene e poi vi lascio alle foto. Ci vediamo subito dopo. Ciao! Carina, adesso ditemi se non è proprio bella. L'ho disegnata con una penna Bic e tanto alcol. Bene, sviluppate tutte le vostre iniziali e taggatemi quando le farete. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!